L'effetto di spa arriva da qua. E secondo me questo era il vecchio circuito di spa, quello degli anni 50. Mino mi potrà confermare se o non se era lui. Sembra quello, poi magari sul simulatore lo vedremo. Le case sembrano quelle, è veramente pericolosissimo. La signora con un bazooka, cos'è che c'ha? È un soffiatore, la signora col bazooka. Sì, sì, questa era sicuramente la strada del vecchissimo circuito di Spa. Che c'è anche nel film Grand Prix 66. Ah, tu l'avevi provato, Sofia, ti ricordi? Sì, sì. Nel film Grand Prix 67 c'è questa strada, adesso poi non so dove va a finire esattamente, ed era così. Quindi immaginate, era così, nel senso che non c'erano barriere, non c'era assolutamente niente, e se uno sbagliava andava a finire nel cortile di quello lì. Infatti nel film Grand Prix c'è effettivamente che dei ragazzi finiscono un po' maluccio. E era questo, sì sì. Ma che discesa. Qua a farlo con lo streamliner arrivi almeno ai 95-100 all'ora. Immaginate con una bara volante. Ma quanto siete fortunati che siete vicino al circuito di Spa, il più bel circuito da Formula 1. Dopo Cervesina. O meglio, il circuito Tazzi Nuvolari. Malmedy, secondo me sì, è proprio questo. Quindi la fortuna di poter compiere un girettino, poi controlleremo sul GPS se è vero, con Elisa al volante. Quindi ci fa... Mamma mia! Cioè, mi sto cagando addosso. Cioè, voglio dire, mi sto un po' così, sono un po' frightened. Ma che bello. Sì, sì, ma era così, queste case qua, messe un po' così. I muretti, sembra il tourist trophy. Delle BMW messe lì negli anni 50, 60, 70, 70 all'ora di media. Era proprio così, faceva tutto il giro qua dietro, poi controlleremo. E non c'è una curva vera. Ed era lungo, mi sembra, tipo 15 km, 13-15 km. Vabbè, comunque, come è andata la gita al circuito? Allora, non ci hanno fatto entrare, ovviamente, anche se non c'era nessuna... C'era gente col monopattino a piedi, stavano svuotando le toilette, c'era... Non sembravo camuffato. Potevo camuffarmi da... Mi spiace. Da che cosa? Dall'ispettore Clouseau? Cosa dovevo camuffarmi? Anche solo dai servienti, ti imbucavi. Mi imbucavo, sì, sì. No, è vero, è vero. Ma mi stava sul cavolo, sia uno che l'altro, devo dire. E vabbè, però vabbè. Noi stiamo andando a Malmedy, sta veloce a sinistra, non vorrei che poi a sinistra si andava a sinistra. Va bene, comunque un pezzo del circuito degli tra anni... 500 metri, alla rotonda prendi la prima uscita e prendi N664. Altra gita nei circuiti della Formula 1, questa volta non dimenticata, il circuito della Formula vera, Malmedy, sta veloce. Era questo, ovviamente qua è un po' cambiato, adesso vediamo di non sbagliare. Qui c'era la chicane, no, non lo so. Comunque, ci vediamo al prossimo video. E no, un peccato che non ci abbiamo fatto entrare. Domani ci sarebbero state le manifestazioni, però. Domani il concerto da 89 euro, potevi anche fare un battesimo in pista. No, dai, c'ho il simulatore. Concerto da 89 euro, prendo un pezzo di un volante direct drive. No, va bene così. Sono a posto. No, c'ho il simulatore. Vabbè, però vi abbandoniamo e ci vediamo. Di là, dove dice lui. Sì, ma c'è anche un segno. Sì, dai, ci vediamo al prossimo video per gli appassionati di Formula 1 e non. Alla prossima, ciao! Io vado.